Cremona è la città delle tre T. Duras. Il Turù. Tetas. Oggi iniziamo con un bel filmatino e qua vi faccio vedere che iniziamo già con un bel mercatino. Questo è il mercato di Cremona, cioè il mercoledì e il sabato mattina, ed è uno tra i più grandi mercati d'Italia. Vorrei dire una boiata se forse non è anche il più grande. Ragazzi, sono le 10:30, è l'ora del caffè. E lo andiamo a prendere? E dove lo andiamo a prendere? Master, te l'ho appena detto! Ho la memoria breve! Che se n'è andato, non me lo ricordo. Lo andiamo a prendere nel caffè preferito da Mina e Tognazzi. Ah, Sorbole, vero? Solo, appena. Cioè, viene. Ma pensavo che lo volessi dire tu. Ecco, come al solito. Appassionato di cucina, lo sapete, quindi io sapevo anche che non potevo sbagliare se fossimo andati nel posto dove andava a farmi colazione. È una cosa, questa pasticceria assurda, sembra di tornare nel 1800. La signora ci ha detto che è aperta da 120 anni, portati in modo divino. Fa vedere che cosa abbiamo preso. Caffettini, poi il mostrino ha preso questo che è con lo zabaione e io invece ho preso un graffione che è un dolcetto tipico di Cremona e dentro c'è la ciliegia con un goccino di liquore. Non abbiamo preso tante cose perché sennò no. Dopo che dobbiamo mangiare non mangiamo sì. Più. Qui abbiamo una mezzaluna. Adesso azzaniamo il graffione, vediamo quanti danni posso fare. Mamma mia. Gronda bontà. Una cosa che è la cremina questa, che non so di che cos'è, è molto dolce e non è molto alcolico, però adesso devo aguantare la... Ah, doveva essere un po' alcolico? È ciliegia. Ecco, anche perché la ciliegia, secondo me, è il nocciolo. Sì, sì, è il nocciolo. Quindi attenzione, se prendete il graffione, di non agguantarlo tutto e di preservare i dentini. Abbiamo speso nel solattino dei signori 9 euro. Adesso vi portiamo nel negozio di Sperlari e poi vi racconto un paio di curiosità che probabilmente non sapete. Correva l'anno 1836 quando Enea Sperlari in questo negozio creò il torrone. Si narra che le sue bontà fossero apprezzate perfino da Giuseppe Verdi, che veniva appositamente qui a Cremona per venirle ad acquistare. Da lì la storia della Sperlari è nota a tutti nella sua bontà. Nella sua bontà internazionale. Questa è la famosa mostarda, c'è della frutta candita, ci sono ciliegie, un po' di tutto, bagnati nell'olio di senape. È per coraggiosi, perché io una volta l'ho sentita e non ho più parlato per 3 giorni, però gusti sono gusti. E soprattutto questa la potete abbinare, se vi piace, con formaggi e bolliti. Scusi signora, abbiamo preso i torroni
peperoncini morbidi sperlari col pistacchio e la mandorla ricoperti di cioccolata. Indovinate per chi? Per il monster, a te che piace il pistacchio. E una cosa da dire, quando entrate in questo negozio sembra di entrare nella fabbrica di cioccolato. È una cosa, solo per farci anche un giro, anche se non comprate niente, è meraviglioso. Abbiamo beccato il liutaio, Cremona è anche non solo la città delle 3T ma anche la città dei violini. Qui nacque Antonio Stradivari, il più famoso liutaio al mondo, e da qui iniziò una lunghissima tradizione di maestri di violino. In questa città voi nelle vie troverete tantissime botteghe, e non solo queste, perché c'è anche un'accademia che fa formazione professionale internazionale a chi vuole diventare maestro liutaio. Guardate che meraviglia che è questa via. Indica col dito. Siamo in via Mercatello e qui trovate anche i formaggi d'Italia, un negozio dove potete trovare un sacco di specialità e anche tutti i salumi tipici di Cremona. Boss, sento che mi balla l'occhio, questo vuol dire che ho già fame. Pranzo? Siamo venuti nel posto dove siamo venuti a mangiare ancora mille anni fa. Abbiamo scoperto che l'osteria Il Bissone è aperto dal 1500 e qui veniva a mangiare Giuseppe Verdi. Vi ricordate quando vi ho detto che andava da Sperlari a prendere i dolci? Poi veniva qui a mangiare. Maietasi, baby! Ho preso un risotto al vino rosso. Oh, guardalo, guardalo, abbondante. È buonissimo, è buonissimo. Amalgamato bene, si sente anche un po' di pepe. E sicuramente, ragazzi, col fatto che abbiamo aspettato comunque 20 minuti, questo qui l'hanno fatto sul momento. Spam! Ragazzi, questi sono i marubini in brodo. Sono un piatto tipico di Cremona. Qua, eccolo qui. Sono ripieni di manzo, salamella, salame fresco all'aglio, grana, perché ricordiamo che queste sono zone di grana padano, e un pizzico di noce moscata. Tradizione vuole che i marubini vengano serviti nei tre brodi che poi vengono uniti, quindi un brodo fatto di spalla di maiale, uno di bianco stato e uno di gallina. Vengono fatti separatamente insieme con le loro verdure, poi uniti insieme e serviti con i marubini. Il brodo, ragazzi, è fantasticherrimo. Sono eccezionali. Il mio caro è un vecchio purè. Era bello rovente. Oh, questo qui è il caro un vecchio stinco. Ma io penso che tu possa anche non usare forse il coltello, da come lo vedo io, giusto? Vedi com'è tutto bello, sciorbo, tenero, ben cotto anche all'interno, guarda che spettacolo. Tenero e morbidoso. Ho preso il bollito, ma è diverso dal gran bollito cremonese, perché il gran bollito cremonese ci sono un sacco di cose. Qua invece abbiamo solo tre pezzi, che sono: questa è la lingua, questo è il manzo e questo è il cotechino. Ma questo non è il cotechino modenese, occhio. Questo si chiama cotechino vaniglia perché è meno sapido di quello modenese ed ha un gusto più dolce. Il bollito viene servito con salsa al creme, salsa verde e salsa alla senape. Mi hanno dato anche l'artiglieria pesante. Oh, allora, tenero, ragazzi, non gli si può dire niente perché guardate qua. Sì, basterebbe la forchetta tendenzialmente.
scioglie in bocca, ma soprattutto in purezza voglio assaggiare il cotechino vaniglia. Poi tra l'altro vedete che la dimensione rispetto al cotechino quello modenese è molto più grande. È diverso, molto meno sapido rispetto a quello nostro. Non lo definirei dolce, ma più grassettino. Ha una parte di grassezza che sembra quasi il burro quando lo mettete in bocca. Ha una consistenza completamente diversa dal cotechino modenese. È veramente eccezionale. Comunque questo vale la pena di mangiarlo. Molto molto buono. Abbiamo speso 67,50 tutto compreso. E adesso si va verso il tourage. Ci aspettano 502 gradini e andiamo a vedere il Torrazzo, che è la torre più alta d'Italia con 111 metri. Il Torrazzo lo chiamano museo verticale perché a ogni piano c'è una stanza dedicata a una mostra, diciamo così, diversa. Quindi si passa dal primo, che spiega l'orologio astronomico, che è il più grande probabilmente al mondo, fino a salire. Adesso vi facciamo vedere tutte le altre. È molto molto interessante. Fiatone del boia, però è molto interessante. Dov'è il mostrino? Ciao mostrino. Non trovo l'inquadramento. L'orologio, ragazzi, ha più di 500 anni e funziona ancora. Stiamo tenendo il semaforo. È un po' faticoso. Io sto uscendo dal raffreddore. Ho lasciato due bronchi alla quarta sala. Io ho i capelli bianchi, eh. Fatto il biglietto da 6 euro, incluso 5 euro del Torrazzo, più un euro in più si paga per entrare nel battistero. Se si aggiungono altri 4 euro si può entrare anche nel museo, ma noi siamo delle capre e facciamo solo Torrazzo e battistero. Edificazione del battistero nel 1167 e prima ancora dal 1100 sono iniziati i lavori di recupero e ripristino di tutta la piazza con il complesso del Duomo. Ho scoperto che i battisteri, questo come anche in altre città, anche Firenze, ma ci sono Volterra, tantissimi posti hanno i battisteri che sono esterni dalla chiesa, perché in quell'epoca, quindi dall'anno 1000 ma anche prima, non si poteva entrare in chiesa se non si era battezzati.
Siamo appena usciti dal Torrazzo, dal Battistero, vi abbiamo fatto vedere la chiesa. Dal Torrazzo vi racconto anche del torrone di Cremona. Viene inventato la prima volta per il matrimonio di Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti, che si è tenuto qui a Cremona il 25 ottobre del 1441. Il dolce nasce così squadrato perché riprende le fattezze del Torrazzo, che all'epoca c'era già, perché è del 1300. Adesso mostrino dove si va. A prendere un tè. Il food tour, ragazzi, siamo venuti in questa pasticceria storica di Cremona a farci un bel teino caldo con questa torta tipica di Cremona, che è un monoporzione ed è una base di frolla, ci ha detto la signora, con farina di mandorle. Sul fondo ci sono le amarene, poi c'è un velo di confettura di albicocche. Sa molto di poetico, adesso sentiamo com'è. Come le mosche che hanno la lingua cannuccia. Abbiamo speso la bellezza di 8 eurini. Ragazzi, proviamo ad addentare questa cosa che sembra molto squisiterrima. Com'è la frolla? È stratosferica. Ma è lì la marena. Tutte le volte che noi raccontiamo che qualcosa lo dobbiamo assaggiare, sembra tutto buono. Sembra una recita. Noi sembra che andiamo in giro a cazzeggiare, ma in realtà a casa c'è un gran lavoro di studio dietro, di posti dove andare e tutto. Quindi quando vi portiamo in un posto siamo sicuri al 90% che quel posto sia ganzerrimo. Perché, come dico sempre, i posti dove si mangia male li andate a guardare negli altri canali. Io non vado a spendere dei soldi per farvi vedere dove si mangia da schifo che voi non ci andate. Vi porto nei posti buoni. Morbidissima, umida, è veramente molto buona. Questo è il teatro dove... Sai, parla! No, non me lo ricordo! Dove Mozart da piccolino venne a vedere con il padre uno spettacolo. Bravo, amore! Teatro Amilcar e Ponchielli, intitolato al famoso compositore, che è nato qui a Cremona. Con questo sfondo meraviglioso, ragazzi, noi vi salutiamo da Cremona e tutto. Bando alle ciance, bevete un tè anche voi e... Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, che ci sono un sacco di cose interessanti. Al prossimo video!